La passeggiata si è fatta lo stesso. L'incendio che lo scorso 5 maggio ha devastato il versante della montagna di Erice, da Sant'Anna a Castellazzo, non ha fermato il gruppo archeologico Erichinon, che ha confermato la mattinata di trekking storico lungo il sentiero che dal santuario sale verso Erice. Un percorso meraviglioso che rappresenta un vero e proprio cammino nella storia e nella bellezza, caratterizzato da panorami mozzafiato su Trapani e sul mare dell'Egadi, purtroppo sfregiato dall'incendio di pochi giorni fa. Ma il gruppo ericino, supportato durante l'escursione dai volontari dell'Associazione di Protezione Civile Humanitas, ha mandato un messaggio di attaccamento e attenzione per la montagna di Erice ed il suo immenso patrimonio storico ed archeologico, camminando nella zona dove il fuoco ha divorato circa 200 ettari di montagna, bruciando alberi e macchia mediterranea. Per Nicola Savalli, direttore del gruppo archeologico Erichinon, questo è stato il modo migliore per reagire, dando un segnale di speranza con attività volte alla conoscenza, la valorizzazione e la tutela della montagna di Erice. Il gruppo, che è passato anche dai resti della chiesa di Santa Maria delle Scale, visitando anche la grotta nei pressi delle Rocche del Calderaro, chiamata dai Montisi Grotta degli Amanti, è stato accompagnato dall'archeologo Antonino Filippi, che ha condotto diversi studi e scavi in siti legati alla prima guerra punica. Ed il professore Filippi ha parlato delle postazioni romane e cartaginesi, mostrando anche i resti della contromuraglia e la zona dove si suppone sorgesse il castello dell'Egitallo. L'elemento che emerge maggiormente sono le testimonianze relative alla prima guerra punica, che si ritrovano lungo tutte le pendici del Monte Erice, con testimonianze significative, con strutture murarie, con materiale archeologico in superficie, che ci racconta una storia importantissima, proprio determinante per il Mediterraneo, per la storia antica del Mediterraneo, che è appunto lo scontro fra cartaginesi e romani, che fu proprio decisivo qua lungo le pendici del Monte Erice. Le fonti storiche antiche che per la prima guerra punica sono essenzialmente Polibio e Diodoro Siculo ci raccontano proprio dell'edificazione di un castello, il castello Egitallo, che si trovava lungo le pendici del Monte Erice, lungo la strada che collegava il porto di Trapani, che era il porto di Erice, con la città stessa sulla cima del monte, e che a mezza costa venne costruito questa fortezza, questa struttura nel quale alternativamente venne conquistata da cartaginesi e romani, che proprio si contendevano questo sito importantissimo, e che delle ricerche iniziate negli anni 90 con indagini di superficie hanno individuato con sicurezza sul Pizzo Argenteria, quindi a monte proprio del convento di Sant'Anna. Il sistema militare che venne a crearsi nei circa 8 anni di assedio dei romani e della contesa fra romani e cartaginesi lungo le pendici della montagna, creò tutto un sistema di insediamenti. In una ricerca appunto che io condussi negli anni 90, trovai una decina di queste postazioni militari, quindi con strutture fortificate e con materiale, tutti riferibili proprio al terzo secolo avanti Cristo, che è l'epoca della prima guerra punica. Ma in questo sistema vi erano degli insediamenti principali, appunto come quello che c'è sulle Rocche del Calderaro, e degli insediamenti secondari. Uno di questi probabilmente era proprio dove c'è adesso il convento di Sant'Anna, un altro c'è giù sul Pizzo Argenteria, un altro sul castellaccio di Martogna, e poi invece c'erano degli insediamenti principali, fra i quali uno dei più importanti era nell'area di San Matteo, dove vi è il museo agroforestale.